Guido, noi continuiamo a parlare di disoccupazione, però diciamo con una nota positiva, perché sono stati appena diffusi dei dati dall'Istat che dimostrano come c'è stato un calo della disoccupazione, anche se lieve, però è sceso al 12,7% ed è il primo calo da maggio. Dunque, i giovani in cerca di lavoro sono 671.000, però questo calo di 0,1 punto in percentuale è comunque un dato che lascia appunto a margini quantomeno positivi. Adesso noi viaggiamo insieme a Cinzia. Grazie Guido, sì, ci spostiamo in Brasile perché vogliamo parlare di un'ardita tesi che sta circolando proprio in questi giorni perché è stato pubblicato nel paese sudamericano un libro e secondo l'autore di questo libro Adolf Hitler non si sarebbe suicidato nel bunker della cancelleria a Berlino il 30 aprile del 1945, ma sarebbe fuggito in Brasile, in un villaggio in Brasile dove appunto sarebbe morto quasi centenario verso la metà degli anni 80. La foto che abbiamo appena visto è contenuta in questo libro e vuole in un certo qual modo testimoniare, provare che questa tesi è effettiva, ma come avete potuto vedere anche dalla foto non si capisce molto bene, poco chiara la foto, anche la tesi in realtà è un po' azzardata, chissà. Cinzia, adesso sorridiamo insieme a te.